Dopo la mia visita ad ottobre in Cina, dove c'è stato questo protocollo tra la città metropolitana di Napoli e la Cina, in particolar modo all'iniziativa dell'Eurocina, abbiamo instaurato una serie di rapporti quali avevano bisogno di essere consolidati anche nei giorni a venire, ma ahimè è stata triste la notizia di questo grande virus che ha coinvolto la Cina intera. Napoli testimonia un atto di solidarietà, oggi siamo qui in piazza Municipio, ci sono installazioni di un importante artista cinese. Napoli è vicino alla Cina, anche perché ho avuto personalmente alcune email che ci vedevano impegnati per un incontro il 25 di febbraio, ma è tutto rinviato. La città di Chengdu, che ha ospitato l'Eurocina, la città di Pechino e altre città che avevano chiesto di incontrarci, stanno vivendo un momento difficile. Naturalmente il mio è un appello di solidarietà, di vicinanza. Noi napoletani non dimentichiamo chi soffre, siamo vicino a chi ci ha aperto le porte delle proprie città e siamo pronti poi ad accoglierli quando tutto sarà ristabilito in un clima di serenità, di tranquillità, ma soprattutto di cooperazione e di internazionalizzazione, affinché i popoli che sono in difficoltà possano avere quel supporto umano che ogni città secondo me deve rappresentare.